Calcio in Slovenia, a me piace per esempio pizza, seri, freddi, passion, passionevole. Poi magari vi porterei anche al mare. Ciao a tutti. Io sono da Slovenia, esattamente da Ljubljana. Più o meno così. Ti dico della Slovenia. Slovenia è una nazione, paese piccolo, ha più o meno 2 milioni di abitanti. Io vengo da capitale che è Ljubljana, che ha più o meno 300.000 abitanti. Della Slovenia, per me almeno che sono sloveno, è curioso questo che siamo nazione sportiva. Abbiamo tutti sport e tanta gente famosa dello sport che sono veri ambasciatori della Slovenia. Scelta l'ho fatta da bambino. Come tutti i bambini quando giocano per strada e poi nella mia famiglia si giocava tanto calcio e così ho cominciato. Non diverso dagli altri bambini di altri paesi, insomma, non ha che influenzato proprio il paese su questo. Della mia generazione c'erano tanti giocatori. Giocatore attuale più forti sloveni sono Josip Iličić e Jan Oblak, che sono tutte e due nei suoi ruoli tra i più forti del mondo. Calcio in Slovenia, diciamo che calcio in Slovenia adesso la Lega è più o meno per un trampolino per i giovani, e diciamo, possiamo dire che è come una C1 italiana. Ci sono tanti giovani e idee, dove ci sono pochi soldi sono idee e tanti giovani. Ma non c'ho un piatto tipico sloveno preferito, non ce l'ho, perché più o meno Slovenia è vicino all'Italia, che è molto influenzata dalla cucina e si mangia come qua, più o meno. Poi c'è qualche piatto, ma che io non lo mangio da tanto tempo e non te lo saprei neanche raccontare. Ci sono tante zuppe con verdure, fagioli, che ne so, golas con la polenta. Sì, però le mangio magari una volta all'anno, però una volta all'anno mi piace, sì. A me piace per esempio pizza marinara, ecco, cosa semplice, proprio base, questo mi piace. In Slovenia vi porterei a vedere due laghi, Bled e Bohin, poi vi porterei al Koljo, Brda Slovena, dove producono vino, e poi magari vi porterei anche al mare, a Porto Rose o a Capodistria, che siamo vicini all'Istria, Istria croata, dove non ci abbiamo tanto mare, però è per tempo e per bellezza dei paesini vi porterei anche là. Aleksandar Čeferin, presidente UEFA, e penso che anche lui è uno che rappresenta molto bene Slovenia in mondo, perché non è facile che da un paesino così piccolo una persona diventa presidente dell'UEFA, che è come essere presidente di, non so, di una nazione importante. Un film sloveno. Kajmak e marmelada, che vuol dire marmellata, e kajmak è un tipo di formaggio fresco che si fa da noi, che pare di una storia di amore di uno slavo e una slovena che si sono sposati. Basket e pallavolo, poi mi piace vedere anche tennis, ping pong, però diciamo che altri sport in Slovenia più seguiti sono basket e calcio. Diciamo che un festival che è tradizionale sloveno è a Lent, a Maribor, che Kurentovanje si chiama, quindi è questo, però io non sono mai stato, però è una cosa tradizionale. Seri, freddi, passionevoli.
Ecco. Ho fatto forza Inter, mio guanto e mia firma.